ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Stai lì, Allora, il video di oggi è leggermente differente rispetto ai video precedenti, per l'appunto che avete visto in questo canale. Mi andava semplicemente di mostrarvi alcuni dei miei bijou, specialmente quelli che contengono le pietre dure. Non so se mi sono espressa in un italiano corretto, ma come sapete, quando io inizio a girare i video perdo completamente l'uso della grammatica italiana. E quindi prendetemi un po' così come sono. Allora, i bijou che vi vado a far vedere oggi, per l'appunto lo specifico, sono bijou, quindi non c'è niente di valore, di alto valore economico. Sono bijou, alcuni sono d'argento, altri sono di metalli del cavolo, ecco. E la maggior parte dei bijou che vi andrò a far vedere contengono tutti pietre dure vere, che naturalmente sono pietre semi-preziose, non c'è nulla di prezioso, non c'è nulla di pregiato e di valevole in questa mia collezione, diciamo, di bijou. Sono semplicemente una persona che colleziona pietre dure. La mia famiglia lo sa, quindi le mie zie, i miei parenti lo sanno, per cui quasi tutte le cose che voi vedrete in questo video sono tutti praticamente regali di persone che conoscono appunto la mia passione per le pietre dure e quindi me li hanno regalati. Punto. Questa precisazione la volevo fare ed era anche doverosa perché non sono tutti stati comprati da me, ma mi sono stati regalati. In secondo luogo, poi è tutta roba economica che non ha valore se non quello affettivo, se non quello di una persona che li colleziona. Spero che ci sia la luce necessaria a girare questo video perché mi sono abbastanza impegnata nel cercare la location giusta di dove piazzare pure la tenda. Allora, comincio col dire che fa un caldo atroce. Io mi sono anche truccata, non so perché ho avuto questa malaugurata idea, ma sto già pentendomene. E niente, vi vado a mostrare quelli che sono per l'appunto i miei bijou. Allora, la scatola dei bijou è veramente di grande valore. Eccola qui, è una scatola di latta della Navigare che al posto di avere un vetro ha la plastica, una plastica abbastanza dura per cui io mi ci trovo benissimo e li schiaffo tutti qui dentro. Il primissimo che però vi vado a far vedere è un anello che sto indossando, che ho già indossato in 2 miliardi di video, perché è un anello che mi piace particolarmente. E è questo. Allora, questo anello qui è d'argento, la pietra che vedete per l'appunto è un occhio di tigre. Questa pietra è praticamente la mia pietra dura, pietra semipreziosa preferita. Questo anello qui me lo sono comprato io, non me l'ha regalato nessuno, l'ho trovato sempre al mercato, sempre in quei banchi dove per l'appunto ci sono indiani, bangladini, pakistani, sri lankesi. Cosa c'è? Vieni! E l'ho trovato in uno di questi banchi. È stato un caso fortuito perché questo qui è d'argento mentre gli altri non lo erano. Questo contiene un occhio di tigre e ve lo vado a far vedere, spero, in maniera, diciamo, precisa. Quindi questo sappiate che io l'ho pagato 1,50 euro, ma proprio perché mi sono messa a ravanare nel banchetto di questo sri lankese. Eccolo qua. Poi vi faccio vedere anche gli altri. Allora, il primo che vi vado a far vedere, ve li faccio vedere poi anche indossati, così magari mi dite quale vi piace di più, se li avete anche voi. Allora, questo qui è un anello comprato sempre dagli sri lankesi. Questo dovrebbe avere un quarzo citrino, ma non ne sono assolutamente sicura, perché non ve l'ho detto, ma comunque io non mi intendo di gemmologia. Ho una mia zia che se ne intende e per cui mi ha detto che questo è un quarzo citrino, ma lei non è comunque un'esperta, quindi potrebbe essere plastica o vetro e noi non ce ne siamo accorte, quindi va benissimo così. Questo non è argento, vi faccio vedere, qui non mi va, una volta mi andava qui quando ero magra, che bei tempi, eccolo, eccolo qua. Questo mi piace tantissimo e l'ho portato tantissimo nell'estate praticamente in cui mi è stato regalato, nel 2011, quindi 5 anni fa. L'ho usato tantissimo, mi andava qui perché ero un piccolo scheletrino e adesso che sono uno scheletrone non mi entra più nel medio. Comunque secondo me gli anelli con la pietra così grossa, così importante, stanno meglio sul medio. Comunque ve lo faccio vedere.
Questo non è d'argento e in tutti gli anelli che io possiedo, che non sono d'argento e non sono, a parte che d'oro non ne ho, tutti gli anelli che non sono d'argento ma sono comunque di metalli non pregiati, di metalli del cavolo, io li rivesto al loro interno, sia nell'anello interno sia nell'anello esterno, di smalto per unghie trasparente, di modo che asciugandosi va a creare una pellicola trasparente tra la nostra pelle e il metallo stesso, e quindi non perde più, non fa più le macchie verdi o nere nel perimetro appunto delle nostre dita. Quindi questo, come vedete, è smaltato, non, cioè non, come vedete, non credo che lo vediate, ma è smaltato perché sennò questo qui mi farebbe diventare le dita subito verdi. Eccolo qua. Ok. Andiamo avanti. Questo qui ve l'avevo già fatto vedere in un video, questo qui buonanotte, questo qui mi è stato regalato da una mia zia. Questo qui è un quarzo drusi, quindi una drusa di quarzo, quindi è una pietra di quarzo tagliata vivo, quindi come vedete qui è zigrinato. È rosa, un rosa chiaro, naturalmente è un metallo del Kaiser, questo qui come vedete, però anche questo è stato rivestito per l'appunto con lo smalto. Si apre e si chiude a seconda della misura del vostro dito e non è male, dai, mettiamola così. Quindi questo qui è rosa antico. Ne ho un altro che invece è verde, che ci sono più affezionata perché ce l'ho da tanto tanto tempo. Anche questo è stato acquistato. Ah, scusatemi, questo qui non mi ricordo più se ve l'ho detto, ma mi è stato regalato da mia zia che l'ha comprato da Bijou Brigitte. Anche questo qui è stato acquistato da Bijou Brigitte e anche questo è è un quarzo drusi, è una drusa di quarzo. Anche questo è tagliato a vivo, come vedete non è regolare ed è tutto zigrinato. Questo qui è verde. E anche questo avrebbe l'apertura, ma io non l'ho mai, diciamo, aperto perché comunque mi va bene così. E questo è verde. Cosa c'è? Scusate. Cosa c'è? Vieni, amore mio. Vieni. Poi abbiamo questo qui. Questo qui anche è rivestito da smalto trasparente perché questo metallo è un metallo per l'appunto del Kaiser, cioè sono quei metalli che vi colorano le dita, come dicevo prima. Questo qui è un'altra pietra che mi piace molto. Non so se la conoscete, questa qui è la pietra del sole. Il nome tecnico non lo so, però questa è la pietra del sole. Questa qui avevo già in passato un ciondolo e un altro anello che però non trovo più e quindi li ho perduti e ho deciso di acquistare questo. Anche questo ho pagato pochissimo dai cinesi. Molto carino. Poi anche questo pagato pochissimo dai cinesi, questo qui dovrebbe essere un turchese, ma non ne siamo sicure, né io né mia zia, che è un po' più esperta di me, per cui ve lo faccio vedere, ma in effetti non lo so se è un turchese o meno. Anche questo è un metallo del Kaiser. E questo purtroppo non mi va più nel medio perché anche questo qui, secondo me, starebbe meglio nel medio. Qui non mi piace tanto, mi sembra che mi faccia una brutta mano. Mettiamolo qui. Poi questo qui, che non mi ricordo assolutamente che cos'è, mi sembra che sia una aulite. Mi sembra che sia un'aulite. HOW. Lite, aulite, mi sembra una roba del genere. Anche questo mi piace abbastanza, però anche questo non mi sta nel medio, forse mi sta in questo. Ecco. Questo mi piace abbastanza, però per l'appunto non mi fa impazzire, non lo so, non mi piace come mi fa la mano. Poi questo qui, anche questo l'ho usato spesso per fare i video. Questo qui è un occhio di gatto. La maggior parte delle pietre che si chiamano occhio di gatto sono rosa. Occhio di gatto non è che ha a che fare con l'occhio di gatto. Lo chiamano occhio di gatto perché, come vedete, questa pietra rosa ha un gatteggiamento, nel senso che al suo, diciamo, interno, al suo centro, ha questo effetto. Eccolo qua. Anche questo è un metallo del Kaiser. Anche questo mi è stato regalato da mia zia che l'ha acquistato da Bijou Brigitte. Anche questo si può allargare e anche questo forse si vede un po' di più, è rivestito con smalto trasparente per non macchiare le dita. Poi, questo qui è uno di quegli anelli a cui sono particolarmente affezionata, che anche questo mi andava nel medio. Non so quanti chili ho preso quest'estate, forse 200, perché eccolo qui. Questo è un fiorellino di una chite.
È una pietra verde con alcune zigrinature rosa. Anche questo è un metallo del Kaiser. Anche questo l'ho acquistato in un negozio cinese oppure in un banco del mercato cinese per 2 o 3 euro, pochissimo. Però questa è una pietra vera, ne sono sicura. Si chiama Unakite, mi piace tantissimo. Però anche questo vorrei che mi stesse nel medio perché non mi piacciono gli anelli con la pietra nell'anulare, no. Questa mi sembra che è un'agata, anche questo metallo è il metallo del Kaiser. Questa è un'agata nera con delle venature bianche. Anche questa mi piace molto, questa forse qui mi ci sta, eccola qua. Ok, poi questo qui non ve l'avevo fatto vedere in un video, ma l'ho acquistato all'outlet quest'estate. Questo qui è plastica, questo metallo è il metallo del Kaiser, mentre questa qui è una sodalite blu, con delle venature, diciamo, un po' più chiare, mettiamola così. Anche questo è molto molto carino, molto molto d'impatto, sto anello. Molto molto d'impatto e molto molto impegnativo, per cui l'ho messo un paio di volte e non di più da quando l'ho acquistato. Ok? Poi, questo qui è un anello spagnolo, me l'ha regalato una mia amica che è tornata per l'appunto dalla Spagna. Questo è artigianato granadino, quindi di Granada. Quindi è come se fosse, mi sembra, non mi ricordo più la spiegazione. Forse questo è un bottone e lei lo ha, e lei, e questa signora appunto che gliel'ha venduto alla mia amica, l'ha tutto decorato. Comunque è artigianato di Granada, quindi viene dalla Spagna. Anche questo si apre e si chiude perché è regolabile, ma comunque questo qui nell'indice non mi dispiace. Molto estivo, molto super colorato. Molto super colorato, complimenti. Poi abbiamo questo qui che me lo sono comprato io per 1 euro sempre dai Bangladini. È una pietra scurissima, ma non so che pietra sia. Voi poi non vedete nemmeno che è verde in realtà, vero? No. Sembra nero, a video, però è verde, un verde scurissimo. Secondo me è una pietra, però come vedete il metallo fa sgiare, fa proprio schifo. Anche questo è rivestito con lo smalto trasparente. E andiamo avanti. Poi c'è questo qui che l'ho usato parecchio nell'ultimo periodo quest'estate. Anche questo, comprato al mercato per pochi euro, però non credo che sia una pietra. Secondo me questa è plastica, ma vuole imitare una pietra che forse è un'agata, non lo so che pietra voglia imitare, però mi piace molto, è un bell'anello d'impatto, ma più che altro ho scelto questo anello qui quando me lo sono comprato perché il metallo a lato è veramente lavorato molto 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 bene. Poi questo qui non mi va più, però anche questo doveva essere tipo un avalone, quindi una conchiglia. Questo dovrebbe essere una conchiglia bianca. Non mi va più, forse mi va solo in questo dito. Eccolo qua. Questa è una conchiglia. Loro la definiscono una pietra, però è una conchiglia. Si chiama abalone, una roba del genere. Ed è bianco. Sembra madreperla, ma mi sembra che non lo sia. Poi, questi tre mi sono stati regalati appunto da mia zia e questi tre contengono, allora questi due contengono quarzo. Adesso ve li faccio vedere indossati, se mi stanno, perché non sono mica sicura. Anche questi mia zia me li ha comprati da Bijou Brigitte. Sapete quando ci sono i saldi d'estate che fanno i saldi dei saldi, tipo il 30% sul 50%? E quindi mia zia me li compra lì. Quindi queste mi sembra che siano quarzi. Io non mi ricordo più, forse sono quarzi. Poi insieme a questi due c'era anche questo, che però questa qui è una ametista. Mi piace molto, la pietra viola con una piccola sfumatura bianca, anche questa mi piace molto. Anche questi rivestiti smalto. Poi abbiamo questa che è un'ametista molto molto scura. Voi non la vedete, ma la pietra è viola scurissimo. Solo da, no, neanche da questo lato si vede che è viola. No, questo qui invece è d'argento, me l'ha regalato mio zio tantissimi anni fa quando andavo ancora a scuola, però purtroppo non mi piace perché la pietra è troppo troppo scura e addosso sembra nero.
se voglio mettermi una pietra nera, me la compro nera. Non voglio una pietra viola che però sembra nera. Giusto? Giusto. Quindi questo qui non mi fa impazzire. Non mi sembra neanche che mi doni particolarmente. Poi un altro anellino è questo qui. Questo me lo sono comprato io. Questa è una piccolissima pietra di onice e questo è d'argento come anello. Ok. Non è male, ma li preferisco più grandi. L'ultimissimo è questo qua che non mi sta, forse mi sta qui, eccolo qui. Questo è praticamente come posso dire, una pietra, no, non è una pietra, è un agglomerato di plastica al cui interno gli hanno messo tutti i pezzettini di conchiglia a balone, sempre la stessa di prima, solo che questa è più cangiante e sembra quasi una madreperla, ma non lo è sempre una conchiglia. E hanno incastonato dentro questa plastichina, che forse è anche un po' resinata, tutti questi pezzetti qua di conchiglia. Questo mi piace molto, però peccato che mi sta solo in questo dito. Nelle altre proprio non entra neanche a pagarlo. Poi c'è questo qui, una pacchianata assurda che ho comprato io e che non contiene nessuna pietra. Il metallo è il metallo del Kaiser, sempre. E questa pietra non è una pietra, ma è plastica, però sembra una pietra e non mi dispiace. Non l'ho usato spesso perché è abbastanza impegnativo. Però comunque se uno ha il vestito adatto magari una sera a cena non è male. Se si mette solo questo come gioiello non sta male. Questo qui, Madonna, se mi esce. Mi piaceva anche perché il metallo ai lati è tutto bello decorato e quindi anche questo mi ha ispirato all'acquisto, poi avendolo pagato 2 euro abbiate pazienza. Insomma, voi lo vedete nero, ma è un grigio scuro, plastica pura. Poi l'ultimissimo, questo me l'ha regalato il cameraman, non so cosa ci faccia qui perché in realtà non contiene nessuna pietra, ma è questa bella testa di tigre. Come vedete, è una tigre che vuole mozzicare. Arr! Quindi si indossa poi così. Vedete che rimane proprio davanti la testa di tigre. Mi piace tantissimo. Però anche questo, non che non mi doni, ma non so mai. Non l'ho messo tanto, non so come mai. Il motivo non lo so, ma non l'ho messo tantissimo. Eppure mi piace. Anche questo non è d'argento, ma è una patacout. Bene, ragazze, con questi bellissimi anellini. Molto molto economici, io vi saluto. Fatemi sapere se anche voi piacciono i bijou, se anche voi piacciono le pietre semi preziose, quindi le pietre dure. Fatemi sapere se anche voi avete un personale spacciatore o dispensatore o venditore di pietre dure al mercato, perché io ne avevo uno, un sri lankese, che aveva degli anelli stupendi. A quanto pare non c'è più, non l'ho mai più visto. Andavo a Porta Palazzo il sabato a vedere se aveva qualcosa di nuovo a 1 euro e non l'ho più visto, però boh. Comunque diciamo che mi faccio bastare tutta sta maraia di cose che ho. Ci tengo a specificare che tutto quello che avete visto in questo video ha un grandissimo valore affettivo di una persona che li colleziona e che a cui appunto piace cambiare e abbinarli anche ai vestiti. Ma di tutto quello che avete visto non c'è nulla che ha un vero valore economico elevato. Questo ci tengo a chiarirlo perché magari una persona può dire: guarda quante cose che ha. No, ragazze, sono tutte pietruzze che abbiamo trovato al mercato da Bijou Brigitte per pochissimi, pochissimi euro. E questo qui che avevo trovato io d'argento al mercato è stato un puro caso. Evidentemente è stato l'errore di questo indiano che ha messo un prodotto d'argento in mezzo ai bijou e io sono andata proprio a scovarlo col lanternino. Bene, ragazze, fatemi sapere se vi sono piaciuti, fatemi sapere se anche voi li avete, li utilizzate, eccetera, eccetera. Avevo anche un anello di ambra, però evidentemente l'ho lasciato da qualche parte e quindi non ho potuto farvelo vedere. Anche quello lì era un po' più piccolo di questo, d'argento, sempre con un po' di ambra dentro, cioè dentro, con un'ambretta qua incastonata. Spero di essere riuscita a farmi capire. Vi aspetto nei commenti, vi auguro una buona giornata, una buona serata e alla prossima. Ciao ragazze, ciao!